Buongiorno, oggi ho portato con me il microfono per cercare di sconfiggere il rumore di fondo che c'è sempre nei vlog quando sono in centro a Roma. Comunque volevo anche portarvi i saluti di un amico qui. Ciao, sono appena scesa dall'autobus e sono al capolinea degli autobus che si trova a Piazza Venezia. Alle mie spalle vedete il Vittoriano. Devo cercare un posto un po' più tranquillo. Ok, adesso ci siamo. Ho trovato un posto un po' più tranquillo dove non passano neanche le persone. Adesso che l'ho detto passerà qualcuno. Vabbè, in macchina non ci fanno caso a me. Anche perché oggi col microfonino attiro ancora di più l'attenzione. Comunque, da che ero in anticipo, adesso sono in ritardo perché mi sono distratta a fare delle foto. Però adesso devo andare perché ho un appuntamento alla sede della Treccani per registrare dei contenuti per la piattaforma Giulia by Treccani, con cui collaboro da un po' di tempo ormai. Quindi ci vediamo più tardi. Sì, è arrivato il momento di andare. Allora, eccoci qui. Sono ormai quasi le 4 del pomeriggio. Per oggi il mio lavoro di creazione di contenuti è finito. E niente, oggi ho fatto un giro della sede della Treccani, che è bellissima dentro. Sono arrivata anche sulla terrazza. C'è una vista su Roma da quella terrazza che è veramente strepitosa, infatti adesso metterò delle foto perché ho fatto delle foto ovviamente. E la vista è veramente bella, anche se oggi il tempo non è dei migliori perché il cielo è un po' grigio e diremmo che oggi il tempo è uggioso, che mette un po' di inquietudine, è cupo e mette un po' di noia, sonnolenza, cose così. Quindi il tempo è uggioso oggi, non c'è il sole. Sono anche un po' nel pieno dell'abbiocco post pranzo perché a pranzo ho mangiato una matriciana e quindi adesso la sto sentendo tutta. Ho un po' di sonnolenza addosso e il tempo non aiuta. Però va bene, continuiamo la nostra passeggiata. Dove possiamo andare? Fatemi pensare, fatemi fare mente locale. Questa che vedete al centro della piazza del Campidoglio è la statua di Marco Aurelio a cavallo. Ma lo sapevate che è una copia? Infatti la statua originale è conservata all'interno dei Musei Capitolini per preservarla dai danni degli agenti atmosferici e dall'usura in generale. Era da tanto tempo che non venivo qui al Campidoglio. Ci sono un sacco di scolaresche in gita.
giornata a casa e adesso mi aspetta un pomeriggio di lavoro al computer. Quindi ci vediamo prossimamente. Allora, buongiorno dal centro. In questo momento c'è il sole, ma guardate che nuvole minacciose lì. Meno male che ho l'ombrello. Allora, sono in centro di nuovo stamattina, oggi è sabato, però per piacere, non per lavoro. Quindi tra un po' ho un appuntamento con una mia amica per fare colazione. Però ho deciso di venire un po' prima in centro per fare i miei giretti e per fare le nostre passeggiate. Quindi oggi vorrei portarvi alla Fontana dei Libri e parlarvi un po' di questa fontana, molto carina secondo me. E niente, fortunatamente oggi c'è il sole. Ieri è piovuto tantissimo, è piovuto a dirotto ieri mattina. E siccome sono dovuta andare a fare la richiesta per la carta d'identità elettronica e sono dovuta arrivare dall'altra parte della città, il mio ragazzo mi ha accompagnato in moto per fortuna, però nel momento in cui stavamo tornando a casa è venuto giù il diluvio, quindi è cominciato a piovere a dirotto e ci siamo bagnati completamente in moto, abbiamo preso tutta l'acqua che potevamo prendere. Quindi oggi sono felice che ci sia il sole adesso, anche se all'orizzonte ci sono delle nuvole un po' minacciose, come vi ho fatto vedere prima. E niente, quindi adesso ci muoviamo e c'è qualcuno che ha parcheggiato male e non passa la macchina. Comunque, a proposito di carta d'identità elettronica, ieri appunto sono andata a fare la richiesta perché la mia carta d'identità è in scadenza, scade tra una ventina di giorni e quindi sono andata a fare la richiesta per stare nei tempi, anche se l'appuntamento di ieri l'ho preso tipo 3 mesi fa perché è difficilissimo prendere appuntamento per fare la carta d'identità elettronica. In ogni caso è finita un'era perché io fino a ieri ho avuto la carta d'identità di carta e adesso non le fanno più, quindi mi dispiace un po', però va bene, è comunque un cambiamento positivo perché la carta d'identità elettronica permette di fare un sacco di cose, appunto è elettronica, l'identità digitale, eccetera, eccetera. Comunque sono al largo del Teatro Valle e praticamente siamo vicinissimi a Piazza Navona. E infatti la Fontana dei Libri si trova proprio lì vicino, vicino a Piazza Navona. Tra il Pantheon e Piazza Navona, in via degli Staderari, trovate la Fontana dei Libri, una delle fontanelle rionali realizzate nel 1927 dall'architetto Pietro Lombardi. Queste fontanelle furono commissionate dal Comune di Roma per creare in giro per la città delle opere che diventassero i simboli degli antichi rioni. La Fontana dei Libri è dedicata all'Università La Sapienza di Roma, la cui sede un tempo si trovava in questa strada, che infatti si chiamava Via dell'Università. Magari in un vlog futuro faremo il giro di tutte le fontane rionali e ne parleremo più nel dettaglio. Sono sull'autobus e sto aspettando che parta e nel frattempo vi racconto com'è andata la colazione. Allora, sono andata con la mia amica Izea, che forse alcuni di voi conoscono, da Instagram, la mia amica fotografa. Siamo andate a provare questo posto che si chiama Barnum, che sta in centro, a Via del Pellegrino, se non sbaglio. Buono, però abbiamo aspettato veramente tanto in fila, c'era una fila infinita quando siamo arrivate. Abbiamo aspettato almeno 30 minuti per sederci e fare colazione. È caro, i prezzi sono abbastanza alti, quindi non so se ci riandrei domani. Eccoci di nuovo a casa. Allora, spero che le
le due passeggiate vi siano piaciute, spero che siano state di vostro gradimento. Prima di salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, vorrei parlarvi di un podcast che è appena uscito e che secondo me potrebbe incontrare i vostri gusti, perché mi ricordo che in un vlog precedente in cui vi ho fatto vedere il cantiere che c'è a Piazza Venezia, il cantiere per la nuova fermata della metropolitana, ho letto un paio di commenti che facevano riferimento alla difficoltà di scavare per realizzare una metropolitana in una città come Roma, effettivamente, soprattutto nel centro di Roma, Piazza Venezia, dove se si scava si trovano inevitabilmente reperti archeologici. E il podcast di cui voglio parlarvi oggi parla proprio di questo. È un podcast di Massimo Polidoro che si intitola Alla Luce. C'è già il primo episodio che riguarda Milano e siccome appunto è un'uscita recente ci sarà un nuovo episodio ogni settimana e parla proprio di questo, cioè qual è l'iter che viene seguito nel momento in cui si deve costruire qualcosa di nuovo, si scava e si trova qualcosa che riporta al passato, quindi qual è il procedimento, come vengono coinvolti gli archeologi, insomma tutto ciò che c'è dietro questo tipo di lavoro. E tutto questo mi è venuto in mente perché proprio stamattina stavo guardando le storie di Massimo Polidoro su Instagram in cui parlava di questo nuovo podcast e quindi ho detto, cavolo, questo sicuramente piacerà a chi guarda i miei vlog. E quindi ecco il motivo per cui mi sento di consigliarvelo. E niente, quindi per oggi questo è veramente tutto. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato anche questo video. E ci vediamo nel prossimo. A presto. Ciao.